Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Quest'oggi provo insieme a voi il mio nuovo handbrake, o meglio il mio nuovo freno a mano. Vediamo cosa riusciamo a fare, cosa dà di più, e poi vi darò il mio commento personale in merito appunto a questo nuovo accessorio. Bene ragazzi, dopo questo giro un po' disastroso su Dirt Rally, per insomma farvi vedere un po' come giro e mi diverto con questo nuovo freno a mano, vorrei fare un po' una carrellata di quello che rappresenta, diciamo, questo freno a mano, quali sono le sensazioni. Allora, innanzitutto è un freno a mano che non ha marca, cioè è fatto da un'azienda X in Inghilterra che si è proposto su Amazon, e devo dire che pur non avendo un brand conosciuto, un nome ben specifico, questo handbrake è veramente fatto bene, nel senso che i materiali sono di ottima fattura, è un misto tra acciaio, alluminio, con la presa in mano in alcantara. Tutte le finizioni in alluminio sono di colore rosso, diciamo, su alluminio anodizzato, di colore rosso in questo caso qua, c'è anche in blu e una versione anche in nero. C'è una molla
sul prolungamento, diciamo, dell'asta che viene a indicare al potenziometro in che posizione si trova, per appunto dare poi al gioco, diciamo, l'input di come sta frenando, e quindi è fatto molto molto bene. Come dicevo, nell'unboxing ha un certo peso, il che fa capire che comunque sono materiali abbastanza solidi. Diciamo che per quanto riguarda l'elettronica è un qualcosa di veramente semplice, da quello che riesco a capire e che riesco a vedere. C'è comunque un LED che vi indica che, insomma, è acceso. Collegamento USB, quindi compatibile con tutto il mondo. L'ho pagato 88 euro con le spese di spedizione comprese su Amazon. Sono saltato sull'occasione perché adesso si ritrova a 140 euro, penso che hanno fatto un boom di vendite, perché comunque in questa fascia di prezzo non è che si trovano, diciamo, freni a mano di certi brand più blasonati, quindi ho detto vabbè, lo prendo, proviamo, male che vada, avrò buttato 80 euro, e invece no, ragazzi, perché vale veramente la pena. Onestamente l'unico difetto che gli trovo, a parte qualche piccola finitura dove magari, non lo so, sembra veramente fatta a mano, è l'aggancio, la morsa, che purtroppo non è adatta per, diciamo, delle basi diciamo troppo sottili. Infatti ho dovuto mettere uno spessore, ma purtroppo si muove ancora. Però questo non viene a incidere sul gioco, perché insomma funziona benissimo, guarda, anzi trema tutto. È l'unica veramente piccolezza che ho trovato, e poi alla fine è un freno a mano, cioè non è che devo fare chissà che. E in più, credo, perché non l'ho provato, c'è la possibilità di regolarlo su tre angolazioni, in modo tale che in base alle proprie esigenze uno venga a posizionare la leva in una certa posizione che rappresenta più o meno sono già in tiro sul freno a mano. Mi spiego meglio. In questa posizione qua, prima che il freno a mano abbia un'azione, bisogna scendere, tirare fino a questo livello qua. Posso, e quindi oltre questo livello comincia, diciamo, a tirare il freno. Quindi di conseguenza, se io vengo a fissare un po' più alto, sarà già, diciamo, pretensionato, diciamo, e più lo alzi ancora di più. Cioè vale a dire che se io ho bisogno che tiri subito il freno a mano, allora andrò a regolarlo più alto possibile, in modo tale che basta che tiro e sono già praticamente pronto. Qui invece posso appoggiare la mano, andare a prepararmi finché non entra in azione il freno a mano. Quindi questo è un di più che è interessante. Il tutto quindi collegato a una molla abbastanza importante, che ovviamente viene a giocare sul potenziometro, come dicevo poc'anzi. E niente, è di una semplicità unica, e penso che si sposi bene comunque nell'insieme della mia postazione. È un accessorio che onestamente non mi pento assolutamente di aver comprato, soprattutto perché il prezzo è abbastanza accessibile, e a livello di divertimento e coinvolgimento ci sta veramente alla grandissima. È una cosa strafighissima, io non posso che consigliarvelo. Ovviamente ce ne sono di tutti i prezzi questi accessori qua, io l'ho preso perché mi sembrava molto figo, e quindi poi molto semplice e bello, onestamente con questa impugnatura in alcantara ci sta tutto. Quindi ragazzi, se questa mia mini recensione di questo Handbrake, che non ha un nome, che non ha un marchio, vi è piaciuto, lasciate un pollice in su, non esitate a lasciarmi un commento ed iscrivetevi al canale, ragazzi, perché è gratuito, attivate la campanellina così siete notificati ogni qualvolta pubblico un video, oppure vado live, oppure faccio commenti, come al solito, e noi ci vediamo prestissimo. Da Fabris e dal suo Handbrake è tutto, ciao!